Androidi è quello che mi viene da pensare dopo aver visto un film, dei cartoni animati, di un film del 2007 che si chiama Vexille. Lo trovate sotto indice alfabetico sulla voce Vexille, ok? Per chi è interessato. Sono praticamente dei nanorobot che prendono possesso dei corpi delle persone. È un cartone animato del 2007, ma riproduce esattamente quello che è successo a noi in questi anni. Oltre a prendere il possesso delle persone, questi nanorobot prendono il possesso anche del controllo mentale. Da quanti anni ve lo sto dicendo su questo canale di questa cosa che potrà succedere e che si sta realizzando? Perché prima hanno iniziato utilizzando dei microchip al silicio, e adesso, se ancora non siete al corrente, stanno passando dai microchip a base di silicio ai microchip a base di DNA. Non è fantascienza, ok? Perché questo? Perché risulta che questi chip a base di DNA riescono a immagazzinare molti, ma molti più dati dei chip in silicio. Vedrete dei tagli, perché voglio spostarmi e farvi vedere la natura in questo periodo. Allora, come stavo dicendovi, stanno praticamente... Cioè, voi pensate che è una cosa straordinaria, perché quello che vogliono creare è praticamente un mondo a specchio. Un mondo a specchio, e hanno già iniziato a farlo, perché se voi andate sulla pagina di Max Zeng, ci arrivate sempre. Volevo farvi vedere questo bel bianco spino, perché è veramente una cosa interessantissima da vedersi. Stavo dicendo che sulla pagina di Max Zeng trovate il fatto della spiegazione del metaverso, che è già cominciata ed è già in atto. Trovate anche il video Metaverso di interruzione del segnale. Praticamente si parla di un mondo virtuale dove esiste tutto quello che c'è in questo mondo reale. È una cosa veramente, veramente incredibile a pensarci. Ma la cosa più importante è che sta avvenendo un riversamento incredibile. Praticamente voi immaginate che verremo sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché questi biorobot sono praticamente quelli che potrebbero prendere possesso delle persone, come sta già avvenendo. Voi immaginate solo che in questo momento abbiamo dei contatti virtuali di tracciamento, eppure l'uomo ha bisogno non dei contatti virtuali, ma ha bisogno dei contatti naturali. Baci, abbracci, carezze. Adesso cambio posto, però, perché sennò stiamo qua troppo fermi. Abbiamo cambiato posizione. Guardate che meraviglia, l'acqua che corre, che porta via. Stavo parlandovi degli abbracci, del contatto umano, dei baci, delle carezze, perché con queste azioni naturali il nostro corpo in modo naturale produce l'ossitocina, che è una proteina molto benefica per il corpo umano. Cioè, non so se lo sapete queste cose, ma quello che importa è che qualche entità sconosciuta, malvagia, sta cercando di rimuovere dagli esseri umani questa azione naturale. Qualcuno dirà: ma tu terrorizzi un po' con queste notizie. No,
perché è giusto essere consapevoli, responsabilizzati, responsabilizzate da queste informazioni, perché nel momento che un problema diventa trasparente, anche la soluzione diventa trasparente. E adesso mi sposto e poi vi dico come. Guardate che meraviglia, la natura non ha niente di virtuale questa. Spero si senta l'audio. A fra pochissimo. Ciao. Mi sono spostato qui perché c'è meno rumore, anche perché non so come è venuto l'audio di prima. Allora, stavo raccontandovi che nel momento in cui esistono queste situazioni, dobbiamo smettere di lamentarci della schiavitù, di lamentarci e di sottostare alla schiavitù. Come? Beh, la prima cosa da fare è trovare persone come voi, che pensano come voi, che stanno bene come voi, che non hanno paura come voi. Perché quello che importa è trovare persone che non parlano di lotte, ma di amore, che non parlano di paura, ma di amore, che non parlano di guerra, ma di amore. Solo così ne usciamo veramente. Potete crederci e non crederci. Io ci credo, perché il pensiero crea, che lo vogliate o no. E se il sistema continua a inviarvi informazioni che vi distraggono, che vi mentono, che vi mettono paura, ansia, non è che avete tante scelte. Spegnete questo cazzo di aggeggio. Questo. Ciao!